Franco Leone. Come va? Ecco il posto settimanale. Bene. Settimana buona, eh? Già, sono entrati parecchi soldi. Stasera si fa festa. Porto Serafina al Continental Club. Ciao, baby. Dov'è il mio ragazzo? È giocato a palla tutto il giorno nel vicolo. Mi stava facendo impazzire con quel rumore. Però stanotte lo guarda mia sorella. Bene. Oh mio Dio! Il mio ragazzo! Hai visto? Mi dispiace per il panificio. Ok, ragazzi, è ora di menare le mani. Fatti sotto, Grant. Non avresti dovuto sfidare Barrese. Che vuoi fare, coglione? Qualcuno lo... Neon... Ok, basta giocare. Voglio che questo tizio spari... Non hai pagato tutto, Johnny. Toglimi quelle manacce di dosso. Ma pagherai per questo, dannato rip... Lasciami andare... Non ti metterai mica a urlare. Che vuoi fare, coglione? Bastardo! Bastardo! Ah! Mi dispiace, Johnny. Sono solo affari. Uccidetelo. Papà! Non guardare. Sai quel sogno io? Trattieni la tua rabbia. Trattienela. Quando sarai abbastanza grande, al momento giusto, avrai la tua vendetta. Ha ha.
Don Corleone. Sono molto onorato e gratissimo che mi avete voluto invitare a casa vostra. Serafina, è da molto tempo che non ci vediamo. Qualche problema? Padrino, mio marito è sempre stato fedele. Ed è per questo che è morto. Non mi scordai di lui. E neppure della tua perdita. Ti è mai mancato niente? Non mi sono sempre preso cura da te. Padrino, perdonatemi. È solo che è preoccupata sogno per questo figlio mio. Frequenta delle brutte compagnie. Si è messo nei guai. Per favore, ho bisogno del suo aiuto, padrino. Auguro che la prima creatura sia masculo e in salute. Grazie, Luca. Io preziosissimo amico. Don Corleone, ora vi levo il disturbo, perché saccio che avete da fare. Grazie. Ancora una cosa, amico mio. Occhio che mi trovi qualcuno. Pensavi di meritarti una fetta della torta, eh? Solo perché hai guidato la fottuta macchina. Sono io il capo della banda e tu avrai solo quello che dirò io. Sta giù! Rifiuto! Ecco che serve! Perquisitelo! Il mio nome è Luca Brasi. Te stavo cercando. Pronto? Vediamo come ti muovi. Colpe rapide, ragazzo, forza! Per aumentare la potenza, ruota con tutto il corpo mentre colpisci. Varia i colpi, gancio sinistro, poi destro. E in guardia, ragazzo. Carica i pugni. Bene, ora metti a segno un attacco potente. Non farti mettere i piedi in testa, ragazzo. Ehi, vuoi combattere o cosa? Voglio vedere come ti muovi, ragazzo. Non volevo mettermi contro il Corleone. Tiralo su. Pare che tuo amico abbia deciso di unirsi alla festa. Tienilo fermo e dagli una scarica di botte. Hai scelto gli amici sbagliati, ragazzo. Tieni fermo questo tizio e divertiti. Va bene, ragazzo, vediamo come te la cavi con questo.
Mi chiamo Luca, Luca Brasi. Ti ricordi di me? Ero un amico di tuo padre. Ah, mi ricordo di te. Che cosa ci fai qui? Ti stavo cercando, ragazzo. Il paggino, Don Corleone, vuole essere certo che tu stia bene. Ha promesso di badare a te, di farti lasciare alle spalle questa squallida vita. Che cosa vuole da me? Stai parlando del paggino. Dovresti chiedere che cosa puoi fare tu per lui. Ma ora basta domande. Dobbiamo sparire prima che arrivino gli sbirri. Ok, ragazzo, per cominciare alcune cose. La mappa ti aiuterà a muoverti a New York. Ci ho segnato sopra un rifugio dei Corleone. Va subito là e datti una bella ripulita. Rifugio, chiaro. Grazie alle tue note potrai tenere traccia di tutti i tuoi incarichi. Se dimentichi quello che devi fare, ti basterà darci un'occhiata. Ok, Luca, c'è altro che dovrei sapere. Sì, e questo è importante. Siamo in guerra, ragazzo. Little Italy non è sicura. Lui è uno dei miei scagnozzi. Ti resterà incollato e si assicurerà che tu raggiunga il rifugio tutto d'un pezzo. Adesso muoviti. Mi metterò in contatto con te più tardi. Allora tu sei la nuova recluta del Don. Quei tizi in abito marrone sono della famiglia Tattaglia di Brooklyn. Quasi tutti dei figli di puttana. Non mi ricordo di averti guidato. Perché non provi a corrompere quel poliziotto? Circolare, l'ho sentito. Starò qui ad aspettare che tu finisca. Luca ti aspetta fuori, non gli farei fare la muffa. Ragazzi, facciamo un giro. Adesso c'è meno gente. Meglio. Così la cosa si risolve senza troppi problemi. Guadagno bei sorti. Aiuto la famiglia. Ogni tanto c'è un po' d'azione. Ma una cosa deve essere chiara. Non mi metterei mai con suo padrino. Don Corleone è un uomo che rispetto. Il vecchio Emilio non ha intenzione di mostrarci il dovuto rispetto.
ha deciso di vendersi alla famiglia Tattaglia. Ha bisogno di una bella lezione. Voglio che ti incontri con Emilio. Convincelo a pagare il suo debito ai Corleone. Pensi di sapere come fare? Io o meno. Dammi qualche dritta. Dipende dal caso. A volte basta mostrare il dovuto rispetto. Vai da lui e inizia a parlare. Con qualche trattativa sistemerai tutto. Ho capito. E se invece il tizio sembra deciso a resistere? Allora ci devi spiegare per quale motivo ha bisogno della protezione. Mettilo un po' sotto pressione, ma senza esagerare. Un uomo messo alle corde diventa pericoloso, capisci? Devo fare i soldi con la protezione. Per primo deve trovare qualche attività ancora libera. Per estorcere soldi al proprietario dovrai convincerlo che è nel suo interesse unirsi a noi. Ogni commerciante cede davanti a diversi tipi di pressione. Tutti hanno un punto debole. Ci sono persone recettive alle parole. Con altre dovrai usare le maniere forti. Quando prendi di mira un commerciante, sotto la sua salute puoi vedere la pressione. Tutti hanno due confini. Superane uno e cederanno, supera l'altro e reagiranno. Più vicino al punto di rottura riesci a spingere qualcuno, senza esagerare, più sarà il denaro che porterai a casa. Attenzione però, tutte hanno un limite. Spingiti troppo oltre, potrebbero persino tentare una reazione. La persuasione è un'arte. Puoi minacciare un poveraccio a pugni o con un'arma. Puoi sfasciargli un negozio, puoi persino pestare qualcuno dei suoi clienti. Io amo la semplicità. Basta sfasciare un registratore di cassa con la sua testa. A volte però non dovrei fare nemmeno un poco di fatica. Se in un negoziante ti chiedono favori, puoi conquistare la sua fiducia accontentandolo. Una volta fatto, otterrai una piacevole ricompensa. Mi manda Luca Brasi. Ha dei conti in sospeso da sistemare con te, oggi. Perché dovrei darti un solo centesimo? Perché non andate a rompere le palle a qualcun altro? Toglimi quelle manacce di dosso! Lasciami andare! Ascolta, Emilio. I Colleone controllano questo quartiere. Se non sganci, ne pagherai le conseguenze. Vuoi diventare il padrone di New York, il suo re? Devi controllare i suoi racket. Sono in tutta la città, nel retrobottega di qualche negozio che li nasconde. Sti negozi si chiamano coperture e nascondono i racket illegali che con le loro merci dominano le strade. Spaventa il negoziante e forse ti lascerà entrare nel suo business. Se sei fortunato, troverai il boss del racket. Prova a sfasciare qualche testa e convincilo a essere fedele ai Corleone. Se no, puoi anche comperarlo, se te lo vuoi permettere. Più racket controlli, più denaro accumuli per conto della famiglia. Per fare davvero i soldi, però, devi trovare un magazzino che rifornisce le coperture. Non è facile conquistare ste fortezze, ma se ce la farai, scoprirai come arrivano a New York le cuore, armi e altre merci del racket. Scoprirai i centri. Conquistare un centro
È un meglio metodo per mettere in ginocchio una famiglia rivale. C'è un altro modo per lanciarlo nel giro del racket. Deve rubare i camion e le merci che trasportano. Ogni quartiere è pieno di camion che trasportano merci dai magazzini ai negozi o contrario. Ferma i camion, ammazza le guardie e poi lega l'autista. Piglia i chiavi, ti porto un camion in un posto sicuro e ti godo un bel bottino. E poi non dimenticare di dare un'occhiata ai bordelli e ai casinò. Giocatore d'azzardo, protettore e ragazze stanno sempre assieme. Se riesci a parlare con il proprietario nel modo giusto, può essere che te le trovi a capo di tutto. Questo tizio mi dà davvero... I Cosleone vogliono una fetta dell'azione. Che cos'hai da dirmi? Figliolo, è il tuo giorno fortunato. Accetto. Ehi, questo è il mio quartiere. Tu e i tuoi compaesani mi dovete rispettare. Ok, ok, non voglio casini. Non mi piacciono i taccagni. Ma per adesso mi accontento. Ci si vede in giro da queste parti, d'accordo? È storia vecchia, ragazzo. Combina casini e i poliziotti ti staranno addosso. Più grave il crimine, più forte sarà il controllo a cui sarai sottoposto. Gli sbirri saranno dovunque, non avrai respiro, non si faranno certo scrupoli ad aprire il fuoco. Gestisci la tensione corrompendo dei poliziotti, oppure nasconditi per un po' in un rifugio. In ogni quartiere c'è un capitano della polizia. Dai una bustarella a sto tipo e lui farà in modo che i suoi uomini si voltino dall'altra parte se vorrai mettere in mossa le armi. Potrebbero persino schierarsi al tuo fianco, se non esageri. Se ti unisci alla famiglia, riceverai il rapporto di Tom. I nostri uomini fanno il rapporto a Tom per segnalare i livelli di tensione in ogni quartiere. Tieni d'occhio la tensione, o rischierai di finire male. Ma quanto ci hai messo? Ce li hai i soldi? Sì. Dammeli. Visto? Ti avevo detto che questo business era interessante, eh? Comunque, voglio che ti incontri con un mio amico, Policatto. Fagli vedere questo. Capirà che sono io a mandarti. Devo andare. Sembra che tu voglia parlarmi, eh? Tu devi essere quello nuovo. Che mi dici? Ti va di fare un po' di grana? Ehi, certo. Cosa posso fare per te? In Mott Street c'è un barbiere protetto dai Tattaglia. Fagli capire che comanda in città e il posto diventerà tuo. Forse ti beccherai anche un taglio di capelli gratis. Quando hai finito, parla con qualcuno degli altri commercianti. Un sostenitore dei Corleone fa sempre un bel po' di soldi. Mi capisci? Hai fatto un giro al Topeka? No, non so nemmeno che posto sia.
Via, fuori. Che terribile tragedia. Qualcuno che conoscevi? Accidenti! Oh mio Dio! Oh cavolo! Accidenti! Non essere stupido, ragazzo! Denuncerò ogni cosa alla polizia! Toglimi quelle manacce di... Basta! Mi arrendo! Non vorrei che a questo salone capitasse qualcosa di brutto. Sei davvero convincente! Pagherò!